Il Milan espugna il San Paolo e batte 3-1 il Napoli. Il commento di Daniele Bonera. Siamo evidentemente molto contenti. Abbiamo fatto una videochiamata col mister, ha visto tutti i ragazzi contenti. Era a casa, ovviamente, ha visto la partita, ha seguita. Era virtualmente con me e con noi. Quindi siamo molto, molto felici di aver appunto raggiunto questo risultato. Vittoria rimonta per l'Inter che supera 4-2 il Torino a San Siro. Quando bisogna cambiare atteggiamento, sicuramente atteggiamento nostro, il primo tempo non è stato, nei primi 60 minuti non è stato un atteggiamento da squadra feroce che voleva i 3 punti. Dopo è cambiato, questo è sicuramente il bicchiere mezzo pieno rispetto a prima che è il bicchiere mezzo vuoto che dobbiamo comunque lavorare e noi, oltre alle qualità tecniche, tattiche, l'organizzazione, prepari la partita, poi bisogna alzare l'erba, bisogna alzare le zolle, bisogna mettere il campo in salita per gli avversari. Noi questo abbiamo grandi margini di miglioramento. Una Roma perfetta batte 3-0 il Parma all'Olimpico. Ecco le parole di Paolo Fonseca. Tutti in Portugal sanno che Thiago è un gran professionista, ha fatto un gran lavoro in Benfica. Siamo molto soddisfatti per poter avere qui Thiago. Qui sono tutti titolari, abbiamo tante partite che sono tutti titolari. Per me quello che è importante è confermare l'identità della squadra. Se cambiamo giocatore e rimaniamo con le stesse idee, con la stessa identità, io... Grande colpo del Benevento che va a vincere al Franchi contro la Fiorentina. Il commento è di Filippo Inzaghi. Sapevo che avevo in panchina giocatori che mi avrebbero potuto dare una grande mano. Sau stava facendo bene anche lui, poi ha avuto un problemino ai flessori. E sapevo che Robby entrando di solito da tanto, ma anche quando gioca dall'inizio, per cui oggi penso che sia stata la classica partita perfetta, per cui tutti hanno fatto qualcosa di straordinario, se no non si può vincere a Firenze non soffrendo mai, ecco. Io penso che il Benevento oggi, sapevamo prima della partita e pensare di venire a vincere a Firenze, di fare la classica partita perfetta senza sbagliare niente, sperare di essere al 120% in tutti i tuoi uomini e sperare che qualcuno di loro, in primis Ribéry, che è un giocatore straordinario, abbia magari la luna storta.